La lettura è importante perché ci permette di uscire dal mondo che ci creiamo intorno, un po' dal guscio, dalla campana di vetro che spesso ci creiamo, di conoscere la storia, quindi il nostro passato, quello che è accaduto prima, quello che ha portato un po' a dove siamo ora e anche di conoscere quello che sta succedendo intorno a noi. Quindi ecco, l'inaugurazione oggi di questo punto è molto importante, non può che essere un arricchimento per tutta la comunità di Marzabotto. Io sono, si può dire, nuova di Marzabotto. Sono onorata di aver ospitato Mano Tesa che ci aiuta a diffondere questi libri e nello stesso tempo a dare un aiuto anche alle persone che purtroppo in un momento come il Covid vorrebbero leggere, ma non è possibile perché le spese sono tante. Questa roba che voi vedete, questi due mobili, erano diretti alla discarica, ok? I libri, idem, la stessa cosa. Quindi, tramite Mano Tesa, che mette a disposizione dei volontari, noi siamo andati a Bologna a recuperare questi due mobili. Poi, grazie anche a delle altre associazioni di Sasso, di Marzabotto, ci hanno regalato questi libri e adesso in consulta ne abbiamo tanti. Abbiamo pensato di portarli fuori, i libri, di non tenerli in consulta. Questo dovrebbe essere il quarto punto di lettura che abbiamo nel nostro territorio. Stiamo già progettando, abbiamo già in vista altre due nuove posizioni per fare queste librerie e quindi siamo felicissimi. Venite a prendere i libri, li prendete, lo scegliete, lo prendete, ve lo portate a casa e ve lo tenete, perché ci saranno altri libri che prenderanno il posto di quello che voi avete preso.